questo la possiamo considerare come un nuovo rinascimento, la grande botta, la grande apparizione sullo scenario dell'arte, l'abbiamo visto proprio con l'apparire di questi grandi artisti americani che non avevano vincoli ideologici. E l'americano, liberale e furbo anche, e intendo il governo, ha dato spazio anche a pittori dichiaratamente anarchici, e viva anche loro, purché siano americani e dimostrino che qui c'è libertà di espressione. Dobbiamo comunque prendere un po' attraverso un vaglio, soprattutto in ordine alle ultime vicende economico-estetiche dell'America. Ma a proposito di esterni, cioè non dell'Italia, lei è cittadino milanese puro sangue, mi pare, sicuramente. Quindi, sicuramente. Come sono i suoi rapporti col mondo? Europa, America, abbiamo parlato, e lei me lo consentirà, glielo ricordo in un orecchio, Giappone. Allora, io ripeto, mi so esprimere solo in un ambito di pensiero totalmente libero, perché esprimo le mie emozioni con, si vede, credo. Stanno passando delle immagini in questo momento, non ci preoccupi, ecco, abbiamo supportato con molto materiale. Esprimo le mie emozioni con una certa gestualità, si nota, credo. Certo. Ecco, è la mia pittura veloce, che ha bisogno di concentrazione. Come è stata accolta in Europa, come è stata accolta in America e in Giappone? Io direi che questo non glielo posso dire, io so solo che grazie a quello strumento meraviglioso che è il computer e di internet, ricevo diverse lettere al giorno, alle quali rispondo puntualmente a tutte. La cosa che mi fa veramente piacere, mi dà forza di continuare così, dipende dal fatto che quando ricevo dei complimenti dall'Oriente sono uguali ed identici ai complimenti che mi fanno in Occidente e mi fanno dagli Stati Uniti. La cosa che culture così diverse, no, recepiscono quelle che io chiamo emozioni nello stesso modo, mi fa pensare che di navigare in una dimensione universale, che forse è la dimensione delle emozioni, che forse sono anche le stesse emozioni che l'ignoto pittore preistorico 15.000 anni fa sentiva mentre dipingeva affreschi sulle, sulle pareti delle grotte. Dobbiamo andare, Zampedroni, sul pratico. Questa è una trasmissione di economia dell'arte e io le devo fare delle domande di economia dell'arte. E allora la domanda che si impone in pratica è: quando lei fa del figurativo, ha più gioco facile rispetto all'opera astratta nei confronti del pubblico e in senso di capibilità, quindi di comunicazione, e buon Dio anche in senso di economia, cioè di collocazione? Penso che soprattutto i giovani, e per giovani intendo oramai i cinquantenni, sì, e coloro che hanno la possibilità di acquistare un'opera, che di solito 20 anni uno non ha una lira. Beh, magari certamente. I ventenni, e mi fa piacere quando mi scrivono via internet, però certo, questi giustamente mi fanno solo complimenti, queste sono cose che ripeto mi fanno profondamente piacere. Certo, dal punto di vista economico solo gente di una certa età può permettersi l'acquisto di un'opera di solito. E di solito la gente di una certa età molto spesso è legata a vecchi schemi, per cui credo di avere, la cosa devo dire mi fa piacere, più fans tra i giovani che non tra gli anziani. Anziani che spesso sono legati alla pittura cosiddetta tradizionale, alla pittura della riproduzione del paesaggio, dei ricordi, delle cose che io userei dire banali, perché la riproduzione del naturale così com'è, e non, lo diceva già Benedetto Croce, che nella sua filosofia dell'estetica lo affermava già 100 anni fa, la riproduzione del reale, del naturale, non è mai arte, perché diventi arte bisogna metterci qualcosa in più. Ti senti realizzato in un'epoca in cui tutto è stato rimesso in discussione, soprattutto nel campo dell'arte? Ma mi sento libero.
e questo per me è fondamentale. E sento che ho la possibilità di lavorare, di esprimermi come voglio, e questo è fondamentale. Come vive questa epoca il pittore della libertà senza nessun orientamento politico? Io penso che tutto sommato per chi è creativo, per chi è un po' artista, per chi è artista, anche i problemi, quelli che il dottore ha definito problemi epocali, sono un'occasione per esprimere la propria creatività, perché il superamento di un problema, la soluzione di un problema implica un investimento di creatività. E a volte i problemi, per assurdo, possono essere addirittura stimolanti. Zanpedroni, una realtà è questa. I secoli scorsi, se vogliamo un po' percorrerli in una sorta di background all'indietro, praticamente, i secoli scorsi nell'arte, no, hanno rappresentato certezze. Cioè, il Michelangelo era una certezza, il 600 di Salvator Rosa era una certezza, il 700 Lombardo e così altri movimenti hanno espresso certezze. Il 900 ha cominciato dal futurismo, movimento tipicamente italiano, per poi passare al cubismo, per poi passare all'espressione, l'espressionismo, e poi passare al Dada, e poi è stato un continuo provvisoriamente definitivo. Ma che barba! E veramente c'è da annoiarsi, perché giustamente... Non si sono annoiati i novecentisti. No, ma da parte nostra, per un artista, al giorno d'oggi è viva quella che è stata definita la perdita del centro, la perdita dei cosiddetti valori precostituiti, centrali, a cui bisognava tendere. Addirittura, adesso pensiamo all'arte, per esempio, egizia, che per millenni hanno disegnato, dipinto, scolpito sempre allo stesso modo, con lo stesso stile, per millenni. Veniamo pure più avanti, vediamo le icone certo, bizantine. Certo. Questi artisti, che erano artisti, ma dovevano esprimersi dettati da valori precostituiti e da valori insegnati. Sì, beh, chiaro, poi non entriamo nella parte ideografica dove... Però se andiamo ancora più avanti, vediamo anche il 600 con la Controriforma, addirittura... L'aureola in capo ai santi. La Chiesa, insomma, è arrivata a spiegare e a stabilire cosa l'artista e come dovesse dipingere. Infatti chi trasgredì, come vediamo Michelangelo Merisi, il Caravaggio, ha rischiato. Professore, una domanda d'amblè, come sta con la fede? Non sono professore. Come sta con la fede? Con la fede io sono nato agnostico, e il giorno in cui troverò una risposta, non è detto che non l'abbia cercata. Adesso ho 63 anni e ancora non l'ho trovata, vediamo il giorno che troverò una risposta. A parte che a me la fede in generale fa un po' paura, perché se guardo la storia vedo che sempre dietro ogni crimine della storia c'è un uomo di fede, sia essa fede religiosa o fede politica. Andiamo all'arte per concludere praticamente. Sì. Allora, perché, una domanda tecnica, perché le grandi dimensioni come misura privilegiata della sua arte? Beh, le grandi dimensioni penso siano fondamentali, perché personalmente i rimpicciolimenti non mi sono mai piaciuti. La grande dimensione, che poi non è una dimensione, cioè un 50-70 enorme, è piccolo per lei, sì, anzi è microscopico, anche se a volte per divertimento lo uso, ma so che esco dalla dimensione umana. Io sono alto 1,86 e di fronte a una tela di 50x70 non mi sento a mio agio, perché vorrei entrare personalmente con la mia, come dicevo, con la mia emozione in uno spazio. Domanda: qual è il colore, perché c'è un linguaggio dei colori naturalmente, se c'è un colore che più la prende, che più la tiene in, come si dice, in pulsione, giustamente? Io potrei risponderle con un'altra domanda, cioè trasferendo la sua domanda nel campo della musica, per esempio. Io le chiedo, nell'ambito di un concerto, qual è lo strumento che preferisce.
io penso che a preferire deve essere la sinfonia, l'armonia insieme. Certamente. Di conseguenza, parlando del colore, io non ho un colore che preferisco in modo particolare, io preferisco il colore, nell'insieme dei colori.